Ciao a tutti, ciao ciao. Buongiorno. Sei già al lavoro qui tu? Sì, oggi facciamo i taralli fatti a casa, al mio modo. Una cosa stupenda i taralli, già sperimentati, quindi dovremmo Allora, andare su. abbiamo Ok. mezzo chilo di farina già setacciata. Per prima cosa mescoliamo La farina. 120 g di olio d'oliva. Questa qualità è più buono. Olio, il nostro grande olio Della Puglia? della Puglia, Della giusto? Puglia. Mettiamo circa 10 g di sale, Sì. che sarebbe un bel cucchiaino molto pieno. Adesso lavoriamo questo impasto. E questa volta voglio farle aromatizzate con le mie erbe aromatiche. Esatto, quindi metti cosa c'è? Ecco, queste Rosmarino, sono le mie erbe aromatiche. salvia, rosmarino, E alloro e alloro, un po' di tutto sale. macinato. Benissimo. Adesso ne metto un cucchiaino di questo macinato qui. Sì. Sì, perché peperoncino e Ecco qui. pepe E fanno un po' male. questo E è allora l'aroma che mettiamo. facciamo con questo. Adesso facciamo questo lavoro qui. Prima mescoliamo tutto l'olio. Dentro una ciotola. Sì, dentro una ciotola. La farina deve essere un po' briciolosa, un po'. Sì, veramente. Sarebbe giusto farla con le mani, però adesso facciamo col cucchiaio. Poi la mettiamo sopra la spianatoia e facciamo Quello che dobbiamo fare. quello che dobbiamo fare. Adesso è rimasta sabbiosa, come si vede, Sì. Certo. così la farina non vola più. Adesso cominciamo a mettere 200 grammi di vino bianco. Vai col vino, vai E col ubriachiamo vino. adesso. Sì, vai col E vino. andiamo sempre adagio Sì. anche a mettere il vino, perché qui dobbiamo calcolare che non devono venire troppo Troppo. molli, perché dobbiamo impastare. Adesso metto dentro le mani, perché le mani mi Sono la fanno cosa sentire la consistenza. No, migliore. mi fanno sentire la Certo. consistenza. Impastatrice umana. Noi non E ci abbiamo va planetaria tutto, e quindi va bene così, o anzi. quasi tutto. Adesso vediamo com'è quest'altro pochino. Nel frattempo Nel diciamo. frattempo abbiamo messo su, Ecco. forse una briciola non ci sta, ma adesso vediamo ancora, amalgamiamo bene. Abbiamo già messo su Abbiamo già messo su l'acqua. Ecco, l'acqua. le dose sono giuste, eh? E 500 Va di tutto. farina, Le dosi sono giustissime. 120 di olio, E 200 200 di di vino vino, bianco. un pizzico di sale, no, 10 E grammi di 10 grammi di vino. sale. E poi l'aroma di dentro, quello che si desidera. Gli aromi sì, o O peperoncine, cipolle, per cipolle, o peperoncino, o rosmarino, rosmarino, finocchietto, ciascuno se lo può. e anche anice. Ah, dice pure. Oppure il finocchietto. Sì, Ecco, questo è già fatto. Adesso le lavoro per meno per una decina di minuti. Vedete che la pasta è abbastanza unta perché lascia il segno Non si sulla appiccica nemmeno sulla spianatoia. sulla spianatoia. Infatti si sente già un po' di profumo il Sì, vino si con sente l'olio, sì, il ma anche profumo dell'olio, il vino con il vino, gli l'olio. aromi che gli abbiamo messo fa un Questa è profumino. ginnastica. La Sì.
sempre troppe male alle spalle. Ok, la pasta? Alla pasta allora comincia a essere morbida. Benissimo. E anche un po' liscia. Bene. Che deve venire liscia. Si lavora. Si vede dentro. Le nostre spezie si vedono dentro. Anche di questi noi abbiamo fatto il video, questo mix di erbe, se lo cercate lo trovate, adesso magari lo metto nell'info box, però anche questo lo abbiamo, ecco, quindi ecco, tra l'altro qui è uno dei video che non è andato molto, purtroppo. Ed è, sono delle cose che invece le vanno a comprare già fatti. E invece è un buon... è una buona modalità, perché quando ci sono tutte le varie cose, salvia all'oro, sì, serve no, rosmarino. Noi abbiamo tutti quelli naturali, è molto semplice farlo, ecco qui, e poi uno lo tiene tutto l'anno, ecco. Adesso facciamo, cominciamo a fare i bastoncini, sì, di circa 12 centimetri. Sì, di un centimetro circa. Così? No, non le mettiamo tutti lì prima. Le mettiamo sui vassoi quanto sono... E poi si uniscono dopo. No, le mettiamo sui vassoi quanto sono già scottati. Vedi come si ritira la pasta? Si possono anche fare lunghi. Ah, si possono fare anche lunghi, io preferisco farle così, piccoline. Si possono fare quelli incrociati. Ah, anche sì, sono buonissimi. Anche quelli incrociati grossi, però poi si spezzettano, vengono tutti spezzettati. E per più uno invece di mangiare solo. Certo, se ne mangia due. Uno se ne mangia due o tre. Poi le misure più o meno, quindi da quella pasta si staccano dei pezzi, si staccano dei pezzettini e faccio questo lavoro qui e poi lo unisci e poi lo unisco. Ad anellino. Cerchietto, un cerchio. Sì. Poi praticamente si mettono nell'acqua e adesso si mettono nell'acqua mentre bolle. Un po' come gli gnocchi alla fine. E poi si mettono, man mano che le mettiamo sul cannovaccio, poi le mettiamo sopra la teglia da forno. Le portiamo al forno. Certo, ci vuole un po' di pazienza a farli, sì. Però io non prendo le misure. No, ne prendo misure, ognuno, perché le faccio alla casalinga. Non siamo industriali, quindi ognuno un pezzo a sé. Alcuni saranno più piccolini, altri più uno grandini. Più piccolino, uno più lungo, uno più grosso, insomma. Tanto il gusto è sempre lo stesso. Bene. Un po' il tempo. Non è un lavoro difficile da fare, No. Da una settimana che non facciamo più video, perché non si riesce a tenere un ritmo, purtroppo avendo anche tante altre incombenze i video. Ci sono gli impegni della famiglia. Non possono essere fatti a tamburo battente, bisogna farne uno ogni tanto, del resto non è un'attività, è un passatempo, è un hobby. E quindi poi a me piace farle velocemente,
Bene, bene. Bene, piano piano li finiamo qua. Ecco. Allora, adesso le portiamo tutte sopra questo piatto. Cominciamo dai primi che abbiamo fatto. Sono 78. Adesso le portiamo all'ebollizione, appena l'acqua bolle. L'acqua è cominciata a bollire e man mano le mettiamo dentro. Cerchiamo di metterle separate. Queste poi devono, appena vengono a galla si prendono. Ecco, finché c'è spazio le mettiamo. Adesso come vengono a galla le prendiamo e le portiamo su un cannovaccio. Quindi quanto ci mettono? 2-3 minuti. Adesso man mano che bolle di più. Nel frattempo vado a riempire di nuovo il piatto. Uno è venuto fuori. È il primo commesso. Primo commesso è venuto fuori. Giusto? Sì. Adesso vengono sugli altri. Neanche un minuto. Meno di un minuto ci ha messo. Il tempo che ci vuole. Devono venire a galla da soli. Sono talmente piccolini con l'olio che si staccano. Ecco. Ecco qui. Gonfiano anche. Adesso mettiamo degli altri. Ecco qui. E gonfiano un po', vedi? Bisogna attaccarli bene, che cercano di staccarsi. Bisogna fare un po' di pressione. Ok. Adesso queste che sono asciutte le mettiamo sopra la teglia. Guardate che belli che affiorano dall'acqua. E le dobbiamo girare, perché se no in superficie vengono non cotte. Le dobbiamo portare via.
e ne mettiamo degli altri. Abbiamo finito la prima teglia. Sì, in forno a 220 per 20 minuti, però controllate il vostro forno. Devono venire colorati così, non proprio bruciati. Adesso poi vediamo come sono. Già il nostro forno va bene così. Sono ancora caldi. Però caldi. Vedi, si briciolano già. Adesso le portiamo questa qui. La seconda teglia. Vabbè, noi finiamo qui. Ok. Metti nel forno, Walter, vai. Allora, ciao a tutti. E al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate, cliccate sulla campanella. Ok, intanto io non resisto e sento come sono. Sono bellissimi. Belli. E per avere la ricetta cliccate sopra il titolo della ricetta. Che carini che sono, eh? Possiamo provare uno. Li assaggiamo anche, adesso un pezzettino perfettato. È caldo, per vedere se sono croccanti. Come sono? Adesso sono croccanti, sono buoni. Buoni. Si devono asciugare. Ciao a tutti. Ciao. Noi mangiamo e voi poi li guardate. E continuate a seguirci. Ciao.